Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il parafarmaco etilometro elettrico 498 TOL 12%. A cosa serve? Etilometro elettrico 498 TOL 12% ha un parafarmaco appartenente alla categoria degli test rapidi per immunochimica. È commercializzato in Italia dall'azienda Farvisan Parafarmaceutici. Informazioni commerciali. Titolare: Alcohol Test Marketing Italy SRL. Concessionario: Farvisan Parafarmaceutici. Categoria di appartenenza: test rapidi per immunochimica. Confezioni: etilometro elettrico 498 TOL 12%, etilometro elettronico rilevazione alcol nell'espirato tolleranza metrologica 12% 1PZ. Indicazioni: questo alcol test elettronico rileva la presenza di alcol nell'espirato. Non deve essere utilizzato come prova del valore rilevato, in quanto i risultati sono indicativi e comunque utili ad allertare che si ha a rischio. Ogni individuo ha un differente metabolismo e pertanto i risultati saranno diversi in ognuno. L'utilizzo di questo strumento deve essere per verificare lo stato di intossicazione dall'alcol con un riferimento indicativo dei risultati ottenuti. Modalità d'uso: installazione batteria. Inserire le pile nel verso indicato seguendo i segni più indicati delle polarità. Avvertenze: mantenere l'unità lontano da tutti i liquidi ed in un ambiente sicuro. Il gas disturba la prova. Per un buon risultato della prova, attendere 10 minuti se avete fumato o bevuto. Funzionamento: premi il tasto dell'interruttore. Il cicalino avvisa che inizia il ciclo di controllo del sensore. Attendere che inizi il conto alla rovescia dell'LCD da 18, 0 e poi da 10, 0 fino a che non compare sul display una Euro SC. Per iniziare la prova. Quando la C compare, alitare profondamente a distanza di 4 cm fino a che non vedete 0 ed udite uno squillo. Leggere il risultato sul display. Il risultato rimane sullo schermo per 8 sec, un altro squillo avvisa che il tester si spegne automaticamente. Il tester appia esatto intorno al livello prestabilito, preallarme acustico a livello 0,5 G/L, 0,24 mg/L, 0,05% BAC, dopo inattività per un lungo periodo, ripetere l'accensione e lo spegnimento più volte finché il livello non sia 0 nell'unità. In assenza di alcol ed in ambiente neutro. Descrizione e caratteristiche. Informazioni tecniche. Determinazione dei risultati: 0 a 0, 20% BAC, 0 a 1, 00 mg/L, 0 a 2, 00 g/L, preallarme acustico a livello 0,25 mg/L/0,50 g/L. Nota: il valore in gr/L si ottiene uguale valore in mg/L per 2100/1000. Tolleranza: più 12% FS. Sensore: semiconduttore temperatura d'esercizio meno 10 a 40 gradi a 0,95% RH. Alimentazione: 2 a 3 di batterie, 200 test di durata, grandezza 102 mm x 37 mm x 20 mm. Peso: about 50 g. Avvertenze: controindicazioni. Evitare l'uso in ambienti saturi di gas, per pericolo di scoppio, gas CO2 falsa il risultato. Evitare l'uso entro i 15 minuti dopo aver assunto alcoli in presenza di fumo, collutorio, caramelle. Prima di fare il test assicurarsi che siano passati almeno 60 minuti dall'assunzione di bevande. Livello massimo del test alcolemico. L'apparecchio dopo lunga inattività e nel caso del primo uso ha bisogno di riscaldarsi per 5 secondi. Procedere per 3 test a vuoto, ripetere più volte la prima fase per prepararlo al normale ciclo. La non risposta del test o risultati non attendibili potrebbero essere dati dalla bassa tensione della batteria. Sostituitela. Il produttore ed il distributore di questo apparecchio non assumono alcuna responsabilità per un uso non corretto e comunque i valori rilevati sono da considerare indicativi. Questo prodotto, stante la sua economicità, utilizza sensori e microcircuiti che tendono all'ossidazione con l'uso. L'immissione di espirato comporta anche il deposito di umidità all'interno dell'apparecchio, che tende ad ossidare il sensore in un periodo di tempo non quantificabile. Attenzione! L'interno dell'apparecchio può ospitare i batteri e virus delle precedenti espirazioni e trasmetterli in una errata fase di inspirazione, pertanto questo apparecchio, onde evitare rischi di contagio, deve essere utilizzato esclusivamente per uso personale.
il sensore è soggetto a saturazione con l'uso dopo circa 300 test. Custodito in auto, si rischia l'ossidazione, rendendolo inaffidabile. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, parafarmaco esaminato.